Non abbiamo tempo per cucinare a pranzo. Pausa veloce in ufficio, dobbiamo mangiare qualcosa di pronto, possibilmente da scaldare al microonde. Non sarà mai come il cibo fresco. Ma come possiamo scegliere un cibo pronto un po' meglio o forse solo un po' meno peggio? Sono Vanessa, consulente nutrizionale e naturopata. Mi occupo di educazione alimentare e la mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio. Certo, per vivere meglio dovremmo mangiare con calma, sempre cibi freschi e cucinati da noi, ma il tempo è poco e qualche volta dobbiamo fare dei compromessi. Allora, siamo al supermercato, davanti al banco frigo o nella sezione dei surgelati. Cosa dobbiamo assolutamente guardare? Come sempre, la cosa più importante è leggere l'etichetta. I cibi pronti sicuramente avranno dei conservanti e altre sostanze chimiche aggiunte per migliorarne la consistenza, il sapore e il colore. Cerca di evitare quelli che hanno molti additivi, aromi chimici ed oli vegetali come l'olio di colza. Meno ce ne sono, meglio è. C'è un altro video specifico sugli additivi, trovi il link nella descrizione. Altra cosa, guarda anche la quantità di zucchero e sale, anche loro, meno ce n'è, meglio è. Occhio alla data di scadenza. Le sostanze nutrienti non sono indissolubilmente legate al cibo, col tempo vanno perdute. Per esempio, i cibi inscatolati perdono il loro contenuto di vitamina C, tiamina e acido folico. Qui questo processo di impoverimento continua anche durante il periodo di immagazzimento e i lunghi tempi di trasporto. Quindi attenzione alle date di scadenze troppo lunghe o prodotti che sono in offerta speciale perché scadono dopo pochi giorni, ma la data di produzione, cioè, risale a mesi se non addirittura ad anni prima. In 1820, canning reached America. Scegli la conservazione migliore. Se proprio devi scegliere, meglio i semplici surgelati, che abbiano una lista di ingredienti facile e trasparente. La tecnica di surgelazione permette la lunga conservazione senza additivi aggiunti e preserva i principi nutritivi. Scegli la confezione giusta anche. Meglio il vetro, perché puoi vedere la qualità del prodotto all'interno ed è più igienico, come anche il Tetra Pak, che però non è semplice da riciclare, stesso discorso anche per la plastica. Cerca di evitare lo scatolame perché potenzialmente potrebbe rilasciare metalli pesanti nel contenuto. Quindi, i piatti pronti non sono il massimo. Ma se qualche volta proprio non riesci a fare di meglio, scegli una minestra o una zuppa surgelata, ma anche legumi, verdure e contorni, sempre meglio surgelati, leggendo bene l'etichetta. E quando puoi, prepara qualcosa la sera prima da scaldare. È più sano e costa anche molto meno. Non dimenticare di guardare i video sugli additivi e buon appetito a tutti!